A noi fa molto piacere avere qua Chen Ming, che, con il quale noi collaboriamo come casa editrice da diversi anni, per presentare questo nuovo lavoro che è una trilogia sulla città di Lianzhou, città, voglio ricordarlo, patrimonio mondiale UNESCO. Il lavoro che è stato fatto per la realizzazione di questi tre volumi non è indifferente. C'è stato un lavoro, intanto si è partiti con una traduzione assolutamente non semplice, anche per le questioni più tecniche, proprio all'interno della, per esempio, delle mappature, dei punti di riferimento, della storia stessa di una grande civiltà. Ecco, io non procederei oltre, darei immediatamente la parola a Min Chen, presidente di ANGI, che è l'associazione di riferimento con la quale si opera, che ci andrà ad illustrare questa trilogia. Va bene, allora, lo stesso. Allora, ringrazio ancora questa volta, no, di essere ospite in Volgo Libri. Prima di presentare appunto questo volume, vorrei almeno dare questo messaggio di incoraggiamento all'amico Ennio. Noi apprezziamo tantissimo quello che sta facendo, perché si vede sempre più raramente, no, questo tipo di eventi, no, sul territorio, non una grande città metropolitana, ma sul territorio, perché la forza e mantiene e conserva, no, il patrimonio territoriale, in questo caso del Canavese. Secondo me Confermo un assolutamente. meritato supporto, no? Questo dal nostro punto di vista, da un occhio terzo, visto. Quindi sono contento di riuscire a dare anche un piccolo contributo per questa opera di conservazione. Veniamo a noi. Allora, quello che noi stiamo presentando è un libro, non è solo un libro, perché anzi, questi sono i primi tre libri di un'intera collana. Dietro ci sono 20 anni di lavoro editoriale, 80 anni di scavi archeologici, okay? E finalmente tutto questo sforzo, no, della gente di Hangzhou, dove proviene, è stato riconosciuto nel 2019, quando è stato annunciato iscrizione nella lista UNESCO da Parigi. Da dove nasce? Perché secondo il principio della nostra associazione, Italia e Cina, avendo affinità, no, tutti e due paesi di antiche civiltà, dobbiamo costruire, no, questi canali, questi ponti, dove si confronta, si scambia, dove i professionisti si incontrano, no? Dove la gente, la cittadinanza normale, i lettori possono conoscere attraverso, no, queste opere editoriali. Quindi un confronto, uno scambio a 360 gradi. Anche su temi comuni, perché per esempio la lavorazione di Castellamonte, dove abbiamo visto della ceramica di Castellamonte, ha delle lavorazioni chiaramente diverse come aspetto, ma le lavorazioni hanno comunque un'origine comune, quindi queste creazioni sono un ponte direzionale tra l'Italia, in questo caso, e la Cina, se vogliamo essere più precisi, tra la città di Lianzhou e la città di Castellamonte, che è qui a 2 passi da Ivrea. Ecco, questi sono motivi che non dividono, ma motivi che creano dei ponti, dei contatti, che poi si possono leggere. È vero, per esempio, in una di queste tre, di questi tre volumi si parla di giada. Certo, la giada è bellissima. Quale donna non ha un oggetto di giada, un gioiello, qualcosa di particolare? Se non ce l'ha, lo dovrebbe avere. Ecco, qui ci raccontano cos'è la giada, come viene lavorata e quale senso ha, perché c'è una storia, non è un oggetto fine a se stesso, c'è proprio una storia al suo interno. Scusa, ma intanto faccio l'intervento Certo. prego. No, infatti noi, secondo noi, tramite questa collana, un amico, no, con la cultura occidentale,
può conoscere con una logica storica, con una logica molto oggettiva, no? Il mondo cinese di una volta, ma in realtà tanti elementi sono ancora proiettati ai giorni d'oggi. Cioè, quindi una ottima chiave di lettura per conoscere il mondo Cina. Okay? Abbiamo già instaurato, grazie a questi libri, una collaborazione con il Centro di Restauro di Venezia, che verranno inseriti dentro la loro biblioteca, e presto avvierà, no, questo incontro tra archeologi cinesi. Cioè, il libro non è solo un libro. Okay? Allora, oggi è così. Siccome abbiamo tempo limitato, abbiamo un video di 5 minuti preparato appositamente per la presentazione, no, da questa delegazione. Anzi, c'era il presidente del gruppo Zhejiang University che... Stavo proprio per dire che li abbiamo incontrati a Torino, siamo stati a cena a Torino, abbiamo presentato questi libri in libreria Belgrave con grande successo, perché la sala era piena, anzi hanno dovuto addirittura aggiungere delle sedie, però purtroppo oggi non possono, il capo delegazione aveva degli impegni istituzionali che... Allora, in questo momento... Molto importanti. In questo momento precisamente si trovano in Egitto. Ah, quindi sono già ripartiti, quindi è una cosa... Hanno un impegno in Egitto perché c'è la collaborazione con Cairo, altri musei, no? Parlando sempre di antiche civiltà. Infatti non hanno potuto rimanere tutti questi giorni perché hanno questo impegno, però sicuramente abbiamo instaurato tramite la presentazione un'ottima, come si dice, impressione, un ottimo rapporto. E quindi, per dire, il libro non solo libro, no? Presentazione non solo presentazione, e secondo noi è molto importante creare, incentivare questo tempo-spazio, no? di scambio, di confronto, perché poi diventa causa, no, io lo definisco anche oggi, Borgo Libro può essere la causa dell'amicizia, se non dell'amore, in senso più no, generale, cioè tempo, spazio che provoca, no? Che causa. No? E questa è un po' la mia, come si dice, descrizione per l'opera che stai svolgendo. Allora, la presentazione, in realtà io ho anche una dedica di Elena, la nostra traduttrice che si trova a Roma, è un po' lunga. Adesso vediamo, quindi abbiamo 5, io direi facciamo vedere questi 5 minuti di video presentazione diretto dal capo delegazione. Allora, questo signore è il capo delegazione che pochi giorni fa è da Torino. In questo momento stanno andando sul sito UNESCO per realizzare il video. 也是雨水有关的名字。它的意思是美丽的水珠之中。在梁祝古城南边，一条被称为梁祝港的河流，在这里静静流淌了五千年。
Questo archeologo è uno dei capolavori dei libri. Perché secondo la linea di ricerca questa civiltà era durata circa 1000 anni, cioè quindi da 5000 al 4000 anni. Parliamo di un territorio di circa 2 km Hanno inserito senza mio suggerimento l'immagine del fiume Po, no? Per creare questo. E la mole. Sì, e la mole. Perché tutte le antiche civiltà sviluppate lungo l'acqua, diciamo correnti dell'acqua, fiume, no? Fiume azzurro, fiume giallo, anche qua, no? Lungo fiume Po. E l'idea, no, del messaggio finale è che dovremo creare questo dialogo, non solo gente tra le montagne, no, tra le acque, no, diciamo così, no, tra le acque, e quella è la forma, una logica che andiamo a superare tutti i limiti d'oggi, insomma, no? Sono massimi, vanno, no? Superati. E infatti hanno fatto questo lavoro per questa presentazione. Hanno altri video, questo l'ho dedicato a noi. Non avevo avuto la possibilità di vederlo prima, sono rimasto affascinato anche per la chiusura con le immagini dell'Italia, perché se è vero che hanno promozionato il loro territorio, che è un territorio bellissimo, pieno di storia, e l'abbiamo visto in questo filmato, la chiusura dedicata alla mole e al Po la dice lunga su dove stiamo andando, su dove vogliamo lavorare. Questo è veramente... Faccio anche i complimenti per questa cosa, questo inserimento, che vuol dire molto. Grazie. Allora, vi condivido magari un pezzo
perché Elena mi ha mandato, dice che non può partecipare, ma mi ha mandato. Ah. È un po' lunga. Elena Settimini è la traduttrice delle edizioni Pedrini, che si è occupata di tutti i volumi che abbiamo editato. Di tutti i volumi che abbiamo editato per, con la Cina, con la Cina, è una seria professionista e un mese fa è stata chiamata al Quirinale a Roma, quindi ha lasciato il nostro canavese per andare a lavorare direttamente per lo Stato. Continuerà comunque la nostra collaborazione con Elena, che è veramente una persona di grande spicco, di grande cultura, anche proprio per le traduzioni che ha effettuato per questi volumi non indifferenti. Quindi per me è doveroso citare, perché senza Elena non vedremo questo libro. Assolutamente. Allora leggo magari alcuni paragrafi perché è un po' lunga. Allora ci racconta: essere parte integrante dell'affascinante percorso che ha portato alla pubblicazione dei tre volumi presentati qui oggi è stato per me un onore e sono contenta di poter condividere, anche se da lontano, una breve riflessione. Questa esperienza di traduzione ha rappresentato un vero e proprio viaggio nel tempo e nello spazio, che ho cominciato con una valigia quasi vuota, ma che ho terminato portando con me moltissime nuove conoscenze. Un viaggio che mi ha arricchito, che mi ha aiutato a cambiare prospettiva. Premessa che Elena è super laureata in dottorato sulla conservazione del patrimonio, quindi aveva specializzazione. Ed è una ragazza giovanissima. Addentrarmi nella traduzione di questi libri è stata per me un'importante esperienza di formazione, in quanto non mi ha messo a confronto soltanto con le parole, bensì con un intero sistema di conoscenza. Ho potuto così avvicinarmi a culture ricche e società avanzate, che hanno prodotto oggetti meravigliosi, che hanno contribuito in maniera potente al progresso dell'umanità. Culture e civiltà con una comprensione profonda della natura e del territorio, che hanno sviluppato abilità tecniche impressionanti. Ciò che mi ha sorpreso maggiormente è stato realizzare quanto la conoscenza di questo passato possa aiutarci a comprendere meglio la Cina contemporanea. L'importanza di queste pubblicazioni è quindi duplice. Da un lato ci offrono strumenti per conoscere un passato ancora troppo poco esplorato in Italia, perché ancora da approfondire la conoscenza, dall'altro sono una chiave per comprendere il presente, per migliorare le nostre prospettive e avvicinare così le nostre culture. Vorrei pertanto ringraziare Angie Edizione Pedrini e la delegazione cinese per avermi dato l'opportunità di far parte del progetto, nella speranza che questo sia solo l'inizio di un lungo percorso da affrontare insieme. Direi che per una ragazza di 25 anni, 25 anni ha, è già al suo quarto volume, perché il primo è stato Ruyan, è stato un volume meraviglioso, che tra l'altro potete trovare di là nella saletta, ma poi far lavorare i giovani è importante perché diamo delle sicurezze, diamo degli indirizzi e poi dopo un anno e mezzo di conoscenza l'hanno scoperta anche altri, ed è a Roma, ma continuerà a lavorare con noi, questo è un dato. Poi durante le visite ho scoperto che Elena Settimini aveva lavorato al centro restauro di Venelia, essendo le energie che competono. In questo momento è la direzione cultura della Farnesina. Della Farnesina, esatto. E quindi sarà interesse suo a portare, a promuovere. Esatto. No, perché poi lì entra nel suo lavoro, no? Allora, tutti questi elementi, che tipo di messaggio vuole trasmettere durante questa presentazione? Perché non è tanto quante pagine, no, di che colore, è che dobbiamo valorizzare
il contenuto del libro. Però la copertina azzurra è stata scelta. Okay. È stata scelta perché la maglia di azzurri, il colore azzurro, e quindi naturalmente quando c'è stato da scegliere un colore ci siamo sentiti, beh, allora l'azzurro è cielo, l'azzurro è l'acqua, l'azzurro è tanto, ecco. Quindi l'azzurro è stata la scelta della copertina, del colore di fondo. Sì, perché nella città di Hangzhou ogni due anni organizzano un forum internazionale, si chiama Città dell'Acqua, cioè tutte quelle città, no, che hanno una forte identità legata all'acqua, e poi mettono in confronto tutte queste città, no? Non so se qua abbiamo una città, no, con forte identità l'acqua, possiamo consigliare la partecipazione. E tutto questo, no, come oggi tra di noi, non dialogo. Non dialogo tra persone, dialogo tra territori, dialogo tra queste antiche civiltà che secondo noi è davvero importante, che poi in qualche modo dobbiamo trasformare nella trasmissione verso i nostri nuove generazioni, no? Adolescenti, figli, nipoti, perché fino all'ultimo è quello. Non si può vivere il presente se non si conosce il nostro passato. Questo è l'obiettivo. Sono i primi tre volumi di una collana, quindi è un progetto appena iniziato. L'idea è quella di riuscire a completare la collana. Ci metteremo un po' di anni, ma non importa, perché noi riconosciamo il suo valore, no? Infatti già con questi tre poi andremo a creare cooperazione tra le città, tra le università, tra i centri di ricerca, addirittura tra i scavi, perché no, anche la parte tecnica. E quindi è un libro che poi accompagna il percorso. No, non è un libro. Allora, questo è un concetto, secondo me, un po' innovativo di interpretare il libro, perché a volte, no? C'è ebook e carta stampata. No, non solo. No, non deve essere limitato a quello, no? Tu non c'eri. Allora, l'altra volta c'era il presidente dell'Accademia di Torino, Accademia Bertini di Torino, Paola Gribaudo, l'aveva invitato. E ha detto veramente una cosa importante, no? Ho chiesto un commento, lei dice che un libro è un oggetto dove porta, no? Un oggetto portatore di una memoria, per cui le persone ne conserva, no? Tante persone ne tramanda ai propri figli, no? Perché contiene delle memorie importanti. No, è stato impressionante, cioè, no? Perché c'è la presidente, c'è la consigliere della città di Torino, no? Che hanno dato un'interpretazione libera, e secondo me queste sono, come si dice, nuove comunicazioni, nuove narrazioni, no? Soprattutto come editore, no? Ma perché dovevo pubblicare questi libri? Prima ho fatto un piccolo video lì vicino, su tutti i tuoi libri che hai pubblicato, poi faremo una comunicazione al modo nostro. No? No, è una forma di apprezzamento, cioè grazie. Libri portatori di memorie. E cultura. No? E ovviamente anche questo, no, qua, non so, ritorno a apprezzare, no, questo tuo format di conservazione, e probabilmente dovremmo inventarne, ovvero percepire quali sono le nuove narrazioni, le nuovi metodi di comunicazione, no? Perché sono cambiati un po' le generazioni, no? E quindi un elemento importante, no? Perché se no diventa una limitazione non innovarsi anche nella... Sì, dall'audiolibro all'ebook, sull'ebook ci siamo, sono disponibili tutti i nostri libri, sono in versione ebook. Sull'audiolibro c'è un problema lingua che non è indifferente, e
ci stiamo lavorando comunque seriamente già da qualche mese, vedremo se riusciremo a fare questo ulteriore passaggio. Io sono onorato di lavorare con Cheng e con la Cina da anni, e è un rapporto costruito sull'estrema serietà tra le parti, è un rapporto che è iniziato, forse dovevamo conoscerci, poi abbiamo firmato le carte e poi è nata un'amicizia dove io sono ospite di Cheng e lui è ospite mio e ci scambiamo delle culture che sono assolutamente meravigliose. Questo è il succo anche della tua presentazione di un libro, anche è una forma di vita, una forma mentis. Ecco, questo ci tenevo a dirtelo perché ci credo fortemente. No, perché questo poi per chi interessa, il consigliere comunale di Torino ci ha subito proposto, no, di presentare questo libro dentro le scuole. No, quando si studia il mondo, no, perché dentro le scuole c'è il capitolo antiche civiltà, no? Vero. Non limitarsi a quelle poche pagine del libro scolastico, ma in quel momento, no, introdurre, ok, stiamo studiando l'Asia, stiamo studiando Cina, presentiamo una cosa leale, no? Così per portare i ragazzi e incentivare, mentre come Angi noi speriamo che con le nostre promozioni possiamo aspettarci che ci sia sempre più giovani archeologi, per senza di loro, no? Si ferma, no? E questo lavoro deve essere continuato, no? Quindi servono sempre più giovani archeologi di respiro con una buona visione internazionale che fanno la cooperazione tra di loro, che vanno a ricostruire, no, quei pezzi persi delle nostre storie, no, memoria dei nostri antenati, no? E come si può dire, perché qua ci sono tanti contenuti, no? In breve, noi crediamo fortemente, perché il mondo, cioè, il futuro, no? C'è veramente la complicazione delle incertezze. No? Come l'affrontiamo? Uno, interiormente, cioè quindi avere una serenità interiore, perché sennò non riesci a affrontare. L'altro è rivalorizzare le antiche certezze. Le radici. No? Per questo non puoi dire che non esiste. No? E quindi stiamo cercando di valorizzare intorno al sito UNESCO, no, tutto quel contenuto letterario, artistico, umanistico, no, anche questo nuovo umanesimo che è molto in discussione, probabilmente dobbiamo andare a cercare, no, innanzitutto nell'antichità e poi trovare un metodo di proiezione ai giorni d'oggi. E, no, questo è un po' il messaggio che vogliamo poi in tutti i modi, no, a diffondere. Io ringrazio veramente il presidente di ANCI, è stato un vero piacere e come sempre un onore riceverlo a Borgo Libri. Ho dei ricordi bellissimi di questo Salone del Libro, della presentazione. Io purtroppo in Belgravia, come sai, non ho potuto esserci perché o ero da una parte o ero dall'altra, ma la sera dopo sono arrivato e sono riuscito a stare con voi quelle 3 ore che sono state 3 ore che mi porterò nel cuore per la... Come si chiamava quel brindisi? Il campè, che è stata una cosa eccezionale, no? E poi per la scioltezza, la liquidità della serata, la semplicità di questi personaggi, c'è, cioè, un capo delegazione con il suo seguito, di una semplicità che noi forse qui qualcosa da imparare ce l'abbiamo. Grazie a tutti, buona serata.